Allora signori, chi è ancora nell'atrio se vuole prendere posto, riprendiamo i nostri lavori nel pomeriggio appunto e a questo punto c'è da affrontare un argomento decisamente particolare, vieni, che è l'argomento della rosa nella Kabbalah, la Kabbalah ebraica, e quindi è un argomento abbastanza, diciamo, particolare, abbastanza specifico. Vuoi dire qualcosa, Luigi? Prego. Ma visto che siamo anche in ritardo rispetto alla tabella di marcia, io darei subito la parola a Milena per questa relazione e poi eventuali focus li facciamo dopo. Certamente. Allora, signori, Milena Barletta è la successiva curatrice. Affronterà, come abbiamo appena finito adesso di dire, un argomento molto specifico e forse un pochettino nell'immaginario collettivo tosto, no? Però vedrete che sarà ugualmente godibile. Signori, a voi Milena Barletta, prego. Grazie, innanzitutto porgo un buonasera alle gentili signore e signori. E un ringraziamento particolare a Alberto, che ci ospita in questa struttura, ma soprattutto al professor Luigi Brunetti, che mi ha invitato in questa sfida. Ecco. L'argomento è vero e potrebbe sembrare tosto, come ha detto Roberto, ma io cercherò di renderlo semplice, perché effettivamente le cose vere, le cose reali, sono di una semplicità estrema. Certamente sono stata avvantaggiata moltissimo da relatori che mi hanno preceduto nella prima parte della mattinata, perché mi hanno facilitato la strada in riferimento a certi argomenti. Avete sentito già parlare c'è stata una citazione a riferimento a un versetto della Torah e soprattutto a Genesi, capitolo 49, in riferimento alla benedizione di Giacobbe sulle tribù, e in quel contesto si riferiva chiaramente alla tribù di Giuda. Successivamente Simone Taddei ha fatto un riferimento importantissimo per quanto riguarda la botanica. La rosa, come il frutto anche la mela, fa parte della famiglia delle rosacee, e comunemente noi indichiamo la rosa con le spine. Non è un'indicazione esatta, perché la rosa non ha spine. La rosa ha anculei. È una differenza sottile, ma sicuramente va ricercata da ognuno di noi. Io avevo delle immagini in riferimento a delle lettere ebraiche, e anche poi alla fine della mia relazione la scritta in rosa con le lettere cabalistiche, però volutamente adesso non ve le mostro, perché affronteremo un argomento molto delicato, perché la Kabbalah è una dottrina dove chi entra si deve applicare, è un'applicazione, e quindi richiede un percorso di rettitudine, di purificazione. Se si entra con curiosità non basta. Io ci entro e voglio anche lanciare una sfida a voi che siete dall'altra parte. E in che senso? Anche con questa bella presentazione che mi ha fatto Roberto, e conoscete anche il suo amore per determinati argomenti, e allora vorrei stabilire un contatto con voi, un contatto su un punto di forza che è il nostro intimo, è il nostro cuore, che in ebraico è Lev, e quindi cercherò e vi prego di seguirmi piano piano, perché entreremo in un campo dove solleveremo con molta sensibilità, con molta attenzione, una parte del velo di una lettera, che è l'ultima lettera della parola rosa in ebraico, che
è Vered, quindi il velo di, della lettera, della quarta lettera dell'alfabeto ebraico, che è una Dalet. Quindi solleveremo questo velo ed entreremo con delicatezza, perché si tratta, si entra in cose che sono essenziali, sono sacre, sono sante e sono pure. E quindi bisogna fare veramente, bisogna avere molta cautela. Io ci entro restando in margine, perché questo richiederebbe un percorso di studio che cabalisti e che richiederebbe una vita, quindi anche per rispetto io mi terrò ai margini e spero che voi mi seguiate alla fine, ecco, dove anche a voi lascerò, diciamo, un piccolo segno e un piccolo seme. Innanzitutto voglio iniziare con una premessa in riferimento a un filosofo ascetico che certamente non è di cultura ebraica ed è Tommaso da Kempis. Perché l'ho scelto? Perché mi è sembrato molto attinente al percorso della Kabbalah, ha preferito una vita di purezza, era un copista, quindi ha tradotto la Torah nella sua, l'ha trattata nella sua versione ed ha fatto un bellissimo lavoro e quindi ha composto poi successivamente un'opera che si chiama Il giardinetto delle rose. Allora, per quel discorso di sensibilità che vi dicevo, entriamo piano piano in questo giardinetto delle rose e vi leggo una parte di questa opera. Lui scrive: se trovandoti nel giardino o sul prato osservi le diverse specie, alberi, fiori, rose, pere, mele, erbe medicinali e gigli profumati di rara bellezza, da lode e rendi grazie. Infatti Dio ti mostra le sue molte mirabili opere che nascono sulla terra e che ogni anno Egli rinnova con la sua prodigiosa potenza e sapienza in virtù del suo grande amore per il bene degli uomini. È importante, sapete perché? Perché Tommaso da Kempis, però conosciuto correttamente col suo cognome Emmerken, che in tedesco vuol dire piccolo martello, è appunto questo scrittore ascetico che nasce nel 1380, muore nel 1471, è fondamentale il periodo in cui lui è vissuto, perché l'Europa stava attraversando una crisi spirituale terrificante. Alle porte c'era la guerra dei cento anni, c'era la peste nera, e il papato, il potere non erano certo interessati a cose spirituali, ma forse ad altri poteri. La sede papale era ad Avignone. In Italia, con le pressioni di Santa Caterina da Siena e lo stesso Petrarca, invitavano Gregorio XI a rientrare a Roma. Quindi c'era una crisi terrificante. Allora questo rigettavano certe speculazioni filosofiche dettate allo studio, quindi cercavano una vita molto più pura con gli strumenti appunto della grazia. Il riferimento alla cultura della rosa, sapete tutti quanti che abbia origine, diciamo, con i grandi re della Mesopotamia, no? Soprattutto con il re Sargon, che durante gli scavi sono stati rinvenuti dei disegni in riferimento a questo bellissimo fiore. E quindi portarono, al di là del fiume del Tigre e dell'Eufrate, rose, alberi di melograno, alberi di melo. E questi giardini fioriti, carescendati da mura, venivano chiamati paradisei. Chiaramente il nome rinvia al termine Pardesh, che indica proprio un frutteto. Ma a mio avviso, prima di entrare in un frutteto e raccogliere il frutto, bisogna innanzitutto coltivare il fiore e capire questo fiore. La Kabbalah è un'espressione, a mio avviso, più alta ed esoterica dell'ebraismo, o meglio del giudaismo. È una delle religioni più antiche e ricche che l'umanità abbia mai posseduto e conosciuto.
Io, una visione mia molto personale, io sarei dire che questa bellezza dell'ebraismo è tipicamente femminile, perché possiede un utero, un corpo che ha generato religioni che sono state concepite all'interno di questo corpo unico, compreso il nome stesso del Messia. Stamattina non voglio ripetermi, però voglio ricordarvi quel passaggio fondamentale in un relatore che faceva riferimento a Genesi versetto 49, perché capitolo 49, perché è un riferimento alle benedizioni di Giacobbe. E proprio nel capitolo 49, versetto 9-10, si fa riferimento alla tribù di Giuda, che è un giovane leone, quindi da qui capite l'associazione leone-rosa. Ma non solo, io qui ho una parte della Torah scritta, e in riferimento al versetto 10 è scritto: lo scettro non sarà mosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga Silo, colui al quale si appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Quindi la Kabbalah, un'altra espressione del giudaismo, perché da essa verrà il Messia, e sapete molto bene, il popolo ebraico, questo Messia lo attende ancora. Molti testi che prima erano, diciamo, poco conosciuti perché erano accessibili, oggi hanno una disponibilità maggiore, per cui ognuno di noi può avvicinarsi alla lettura dello Zohar, tipo dello Splendore, del Sefer Jezirah, Sefer Agur, oppure la stessa Torah, o anche altri scritti. È importante, a mio avviso, avvicinarsi con la giusta cautela. E tutto può essere compreso. Certamente si può spaventare all'inizio per chi non conosce la grammatica e l'ortografia ebraica. Tuttavia la conoscenza delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico è fondamentale. E l'alfabeto ebraico è una tavola di valori esoterici e cabalistici. Io non a caso ho scelto di non mostrarvi immagini, perché avrei dovuto mostrare la parola rosa scritta in ebraico, che appunto si dice Reb, quindi è composta da una Vav, da una Resh e da una Tale. Però mostrarle, a mio avviso, sarebbe stato un discorso esteriore. Quindi è fondamentale che ognuno di voi abbia questa curiosità, cercarle e avere anche la spinta interiore di disegnarle su un pezzo di carta. Questo perché non è banale, è fondamentale questo gesto, perché vuol dire che io con la mia mano entro nella lettera, e come dice il profeta Isaia: cavalcate le lettere e scoprirete cosa siete. Ha anche un valore, la parola ha anche un valore numerico, in effetti il Vav corrisponde al numero 6, la lettera Resh ha valore 200 e la Dalet ha valore 4. Il numero che viene fuori 210, facendo riferimento a una pianta bellissima, un fiore bellissimo che è la rosa, è impensabile che questo fiore non abbia bisogno di acqua. E allora, tenendo presente questi numeri, 2, 10, possiamo fare un gioco semplice, intenso, ma con un atto di estremo rispetto. Allora, tenendo presente la Genesi, quindi la creazione, nel terzo giorno appare il mondo vegetale, i fiori, le piante, diciamo, per intenderci meglio, per gli addetti ai lavori, le semenze. Non a caso il numero 3. Se fate la somma teosofica di 210, viene esattamente il numero 3. Una coincidenza? Non so. Ma ritornando al famoso 210, capitolo 2, versetto 10, è scritto:
Egitto e un fiume usciva dall'Eden per adacquare il giardino e di là si spartiva in quattro braccia. Non a caso l'ultima lettera della parola rosa è proprio una Dalet. Analizzando queste lettere, la Vav ha una forma di gancio e anticamente rimanda a un antico geroglifico, rappresenta un uomo in preghiera che rinvia alla costellazione della bilancia, quindi un perfetto equilibrio, un essere umano con le braccia, ambedue, sinistra e destra, rivolte verso la volta stellata. Guardando invece la lettera Resh, appare un gancio un po' più allungato nel senso del segno orizzontale, con una leggera curva, quasi ad indicare una parte della testa che si sta sviluppando. E infine abbiamo l'apoteosi nella Dalet, che è retta, è regale, e il segno orizzontale è demarcato. Quindi vuol dire che qualcosa si è compiuta, è determinante. E allora, possiamo intenderla come entrare in un bocciolo, dare la possibilità di fiorire e qualcosa si aprirà, che cosa? Un'illuminazione interiore. E questo stesso nome di questo fiore rosa, il cui nome ha una sua rara bellezza esteriore, ma indissolubilmente intrecciata con lo splendore della nostra interiorità, con la parte più sacra e divina che dimora in noi. E allora è vero, tutti, io mi auguro che generalmente, almeno una volta, avete letto, se non in maniera approfondita, il Cantico di Candice, o perlomeno tradotto il più bel canto. E allora che cos'è la rosa? La rosa di Sharon, è stato già detto, rosa gigante di Sharon, una rosa fra gli aculei, e dice tale la mia colomba, recita questo canto. Ma questo canto ha un'origine ancora molto più antica, perché generalmente noi lo conosciamo con il canto di un re, ma appare già nella cultura presso i Sumeri, e con una figura femminile fondamentale, quella di Gestina Annan, la sacerdotessa, ceppo di vite celeste, che indica la condizione di una presenza divina, vergine e madre, che passa in virtù dei suoi poteri magici, religiosi, a seconda della sua condizione, all'altra, a seconda che è presente in lei ed urga il più valente istinto della libertà massima o quella più dolce, che è quella della maternità amante e generosa, che noi ritroviamo soprattutto nella natura. Ma lei, la rosa, nel Cantico dei Cantici è qualcosa di eccelso, è ministra, è fedele ed è l'unica e degna di ascoltare dalla bocca del suo amato, del suo sposo, dei memorabili versi. Forte, appare della morte e l'amore, ed è inflessibile come la Sheol, o la passione d'amore. Questo cosa vuole indicare? Che nulla può estinguere il suo calore, la sua passione, neanche le acque riescono a soffocare questo immenso desiderio. Ardore e passione quindi occorre perché questo fiore, questa rosa, sbocci al pari di chi? Di Abisag. Bellissima donna che fu individuata per riscaldare le membra ormai fredde e ghiacce del re Davide. Ma questa è tutta una storia stupenda e meravigliosa, perché lei lo riscaldava, ma carnalmente non si unì mai a lui. E quindi questo rinvia a qualcosa di estremamente delicato e santo. Bisogna saper leggere attentamente nei versetti. E quindi, che cosa è la rosa fra le spine? Tale la colomba, recita il Cantico dei Cantici.
Ma che cos'è? È una promessa, è una promessa nuziale, è una promessa dove il nome di Rosa chiarisce la sua posizione e ne sancisce anche la condizione di purezza, al punto in cui è definita colomba. Quindi fiorire nel mondo, ma elevarsi dal mondo. Stamattina anche un oratore ha fatto riferimento a un quadro bellissimo di Salvatore Dalì, che è proprio quella rosa meditativa ed è straordinaria. Cioè questa rosa che è sospesa nell'aria, appare sotto un paesaggio che sembra staccato ed ha una piccola goccia di rugiada su un metallo. È un quadro che non ha tempo, che non ha spazio e che collega perfettamente all'eternità. Allora, è importante, almeno nelle nostre scelte, fin quando siamo in grado di individuarli con il nostro libero arbitrio, rifiutare ciò che è corrotto. L'hanno fatto chi ci ha preceduto nel passato o oggi, o altri lo faranno nel futuro. Ed è importante avere una posizione, perché questo equivale ad essere come i cedri del Libano. Vi siete mai chiesti perché le Sacre Scritture indicano sempre i cedri del Libano? È perché c'è qualcosa di straordinario in questo legno. È l'unico legno che non viene attaccato dal tarlo, quindi rappresenta l'incorruttibilità dell'essere umano, per essere la presenza della divinità. E allora, se la divinità, che in ebraico è autenticato con tre lettere, Hashem, il nome, e non a caso è indicato con tre lettere madri, Aleph, Shin e Mem, crea l'uomo a sua immagine, ma li crea maschio e femmina a sua immagine, dopodiché c'è una separazione. Ma questa separazione individua il giusto ruolo di uno rispetto all'altro. E in un luogo, qual è la nostra fisicità? Considerare che dentro di noi dimora il divino, e affinché il divino dimori è importante cosa? Che ci sia un contatto con la parte divina, che appunto è quella forza anche più vicina a noi, la Shekinah, la parte femminile della divinità, che non ha mai abbandonato quello che cerca. E allora a questo punto entra in gioco anche la comunità e quello che è essere Israele, perché è detto, vi è detto nel Cantico dei Cantici, vi è rosa e rosa. E proseguire verso questa via vuol dire proseguire verso le vie celesti, verso quella via che è l'opera del carro, individuare la nostra posizione nel creato, in questo mondo, e quindi ritornare perlomeno da dove siamo partiti. Quindi l'opera del ritorno, ma ritornare dove? In una condizione originale, quella che inizialmente era quella del paradiso. In un altro passo della Torah, l'idea di camminare tra le nubi e fuoco, come questo percorso che ognuno di noi dovrebbe fare, è indicato perfettamente quando il Signore marciava alla presenza di questo popolo. Ci marciava giorno e notte, senza sosta. Ci marciava con una nube per guidarli sulla via da percorrere, una nube, e di notte invece con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potevano viaggiare sempre senza sosta, ma soprattutto era un segno tangibile che la divinità era presente, era con loro e non li lasciava. Ma io colgo l'occasione indicare giorno e notte, e da dedicare anche allo studio delle lettere. E questo ce l'ha detto, ce l'ha trasmesso uno dei grandi cabalisti come Abulafia. Chi vuole leggere il testo della Torah originale, possibilmente in ebraico,
scoprirà che è una lingua sacra, piena di misteri, di operazioni, combinazioni di lettere e cifre di grande importanza, ma soprattutto di grande intelligenza. Tuttavia, malgrado l'applicazione e lo studio al quale ognuno di noi potrebbe dedicare, i risultati saranno visibili solo se si opera in piena purezza di cuore, in virtù delle proprie intenzioni, vedrà applicare, in virtù della propria applicazione vedrà fiorire la rosa. È un discorso tutto intimo e strettamente personale. Nel Cantico, non a caso, nel capitolo 4, versetto, che Gematria corrisponde appunto alla lettera Taled, che indica anche una porta, ed è l'ultima lettera della parola rosa, si indica la bellezza di questa sposa, che non a caso in ebraico si dice Kala. Kala. E il collo della sposa è paragonato a che cosa? Ad una torre. E beh, questo potrebbe anche rinviare a un linguaggio misterioso, vale a dire, nell'applicazione il cabalista, lo studioso, può essere risvegliato lungo la sua colonna vertebrale ed è uno stato nervoso divino, detto appunto Torre di Davide. Questa torre appare nel collo, ove corrisponde il chakra laringeo, che genera appunto la parola, che pronunciata nel giusto suono darà i suoi frutti. Ma la torre è soprattutto un simbolo che indica il risveglio delle forze kundaliniche proprio della colonna vertebrale. Il Talmud racconta che quando fu consegnata la Torah, il mondo si riempì di un suave profumo, ed era appunto un profumo di rosa. E il ricordo della gioia, del dono, della legge ricevuta si adoperano ancora oggi nelle sinagoghe per la festa di Sukkot o quella della mietitura. Ed è una bella festa, è una festa gioiosa, dove diciamo il popolo ebraico commemora proprio il dono della legge. Si canta la gioia tale che è detto appunto festa della rosa, e quindi il bocciolo deve fiorire nella parte più alta della testa. Si apre e riceve l'illuminazione. Questa illuminazione dei cabalisti è indicata come le cabella, che fa riferimento alla parola creatrice che entra nel santuario della testa, simile alla rosa del mattino che appunto acquista la sua goccia di rugiada. È importante considerare che dal giorno della Pasqua ebraica, Pesach, conclusa, vale a dire il giorno dopo, si contano 50 giorni per arrivare alla festa della mietitura, detta anche festa della conta. Contare tutti quei giorni che da Pesach conducono alla festa della mietitura è più bella che cosa? A ricordare che si anela al dono più grande, cioè a quella della libertà, che l'uomo può acquistare solo con la consegna della legge divina e l'osservanza della tradizione, che va onorata, custodita, rispettata, soprattutto attraverso l'osservanza dello Shabbat. E qui ho voluto fare qualche cosa di molto personale, una chiave di lettura mia, non me ne vogliate, non è una mancanza di rispetto verso soprattutto ebrei osservanti, strettamente, diciamo, meticolosi in determinate cose, ma anche il mio essere donna, il mio essere femminile ha voluto fare un volo pindarico. E dal momento in cui la sera del sabato sera, del venerdì sera, per la preparazione dello Shabbat, alla donna è riservata l'accensione delle due candele che sono poste sulla tavola, quindi lei accoglie la luce, e tenendo presente che lei è stata tratta da una costola della cassa toracica dell'uomo, ed è il primo caso nella Torah dove una donna viene, voglio dire, in un certo senso, fatemela passare questa forzatura, quasi partorita dall'uomo. Questo cosa vuol dire? Ritorniamo al discorso di leggere fra le righe, ed appare la sua funzione sacra e sacerdotale, quella di essere una ministra eccelsa, ma una ministra velata, con una funzione
ben precisa, e quindi le viene conferita una proprietà che poi la divinità conduce all'uomo. Non solo, la donna, in ebraico Isha, è modellata, è costruita ed è fabbricata con un'espressione che è indicata nelle sacre scritture e viden, cioè vale a dire espressione che non è consueta. Allora, considerando questa espressione, viven, deriva dalla radice grammaticale ed etimologica di bin, che secondo i cabalisti suggerisce, suggerita dal verbo tra, qualcosa che si trova tra. E allora a lei va riconosciuta una abilità del tutto singolare, quella di leggere tra le righe, nello stato d'animo di una persona che gli sta a fianco, o ancor meglio, leggere tra le costole. Quindi cogliere ciò che è sbocciato, fiorito, tra i suoi petali, tra le pieghe di un concetto o dell'animo, soprattutto di un essere vivente. Ma non solo, da questa capacità, l'attributo femminile lo si riconosce in una imbinà, una sefirot, presente in questo percorso cabalistico. E lo stesso vocabolo appare in una delle benedizioni che gli ebrei recitano al mattino. In effetti, è detto, tu hai donato al gallo binà, abilità di distinguere tra notte e giorno. E infatti il gallo annuncia l'avvicinarsi dell'aurora del nuovo giorno quando ancora regna sovrana l'oscurità, dimostrando di essere in grado di valutare una situazione apparentemente non chiara. Quindi alla donna, a lei il compito di accendere le candele, portare chiarezza, portare luce. E questo, vedete, è qualcosa di straordinario. Noi donne non dovremmo capire il significato più nascosto. In effetti venerdì sera, solo dopo il tramonto, sulla tavola che annuncia l'arrivo dello Shabbat, lei accende, a lei anche il compito di preparare l'impasto della panificazione, prelevare una parte di questa panificazione che viene bruciata nel fuoco, che ricorda la decima, l'offerta che veniva prelevata ed offerta al sacerdote Cohen quando vi era ancora il tempio. Quindi preparare il pane, callà, il ricordo della doppia razione di manna ricevuta il venerdì, non potendola raccogliere il sabato, che era un giorno di riposo, a ricordo del precetto, quando sarete entrati nel paese dove io sto conducendovi, mangerete del pane del paese, ne sottraerete un'offerta al Signore. E questa è la sua origine, che rinvia chiaramente al cibo celeste. Quindi alla donna, a lei la preparazione di questo pane è fatto di fili intrecciati, e solo dopo la benedizione Kiddush, davanti ad una coppa di vino o succo d'uva, il capo famiglia recita la benedizione del pane. Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell'universo, che produci il pane della terra. A ricordo di ciò si preparano due pani, custoditi all'interno di due panni di stoffa bianca, uno al di sopra e uno al di sotto, per ricordare lo strato di rugiada che ricopriva sotto e sopra questo cibo celeste. C'è solo un'occasione delle feste ebraiche dove questo pane assume una forma insolita, la festa del Capodanno. Questo pane a forma di treccia si chiude a forma circolare, rotonda, quasi a formare una rosa, e al suo interno si arricchisce di miele. Bene, stamattina avete sentito anche parlare, c'è stato un riferimento a un alchimista, a un medico rosacruciano, Robert Flood. E cosa vi ricorda? C'è un'immagine bellissima della rosa con l'ape, rosa mellapidus, che tradotto vuol dire la rosa dal miele alle api. Quindi nome
Il nome del pane deriva anche da un termine ebraico che è Allah, che indicava proprio il termine religioso delle donne ebree, appunto di prelevare la decima parte. Ci sono stati anche degli studiosi, una persona molto discussa, cabalista, Friedrich Weinberg, molto discussa perché ha avuto una vita tutta particolare, fu anche accusato di aver tradito molti suoi, molti ebrei, ma in realtà non è stato così, quella comunque è un'altra situazione. Lui dice che interpreta questo simbolo del pane con la tradizione rabbinica e cabalistica e ravvisa il mitico fiore primordiale di Sosana o Shoshana, la rosa dell'Antico Testamento, il simbolo del tempo che ruota, ma anche il simbolo soprattutto della legge divina, della Torah, per la quale la vita è un venire, ma è anche un andare. Quindi questo fiore deve scomparire per ricomparire il prossimo anno. E dopo la benedizione del pane a forma di rosa viene consumato questo elemento intinto nel miele. Perché è importante questo rituale? Affinché l'anno che il Signore concederà sia dolce, piacevole. Quindi il tutto è accompagnato anche da frutti come mele, melograni, che sono presenti sulla tavola, tutti intinti nel miele. Si consumano per raddoppiare l'augurio di un anno ancora più dolce, ma augurandosi che le buone azioni si moltiplicano come i semi del melograno. Ma la mela era considerata anche presso la civiltà sumera il frutto dell'amore e anche della conoscenza. E ritornando al più bel canto, c'è questo passo bellissimo dove la sposa, diletta, sorella, amica, colomba, regina, dichiara che l'amico suo, il suo amato, il suo sposo, il suo dodi, tra i giovani è come un melo fra gli alberi del bosco e lei desidera sedersi alla sua ombra. In effetti lui dice, io ti ho risvegliata sotto il melo dove tua madre ti ha partorito, dove quella che ti ha partorito si è sgravata di te. Mettimi come un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte come la morte e la gelosia è dura come il soggiorno dei morti e i suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma dell'Eterno. È chiaro che siamo di fronte a un versetto straordinario perché implica che cosa? Il risveglio dell'anima, quindi l'appartenere con ardore alla fonte da dove ognuno di noi proviene. Ed era questo un linguaggio straordinario per gli iniziati. Quindi coltivare ed entrare nella rosa dà la possibilità di raccogliere il frutto. Benedetto sei tu, Signore, nostro Re dell'universo, che crei il frutto della vita. Benedetto sei tu, Signore, nostro Re dell'universo, che crei il frutto dell'albero della vita. Benedetto sei tu, Signore, nostro Re dell'universo, che fai uscire pane dalla terra, e quindi si taglia questo pane, la callà, la si intinge nel miele. E allora, ritornando alla parola rosa in ebraico bered, vuol dire attraversarla partendo dalla vav, da questo bocciolo, per tenere presente che germogliare fa crescere la resh, la nostra testa, rivolta verso l'alto, e produrre in l'ultima lettera, che è Dalet, è una porta che equivale a far crescere la pianta ed entrare in una condizione che certamente non è solo terrena. Quindi la superiorità divina conferì all'uomo e nel sapere attribuire i nomi alle cose, e in questo caso un fiore bellissimo, parola rosa, il giusto gesto aiuta la direzione, la svolta, l'apprendimento, il passaggio avviene anche tramite un giusto fonema. Tutti quanti sapete che la scrittura ebraica non ha vocali, ci sono altri segni per la vocalizzazione.
che a mio avviso è un discorso tutto personale, quindi il giusto fonema, la giusta pronuncia per individuare una situazione che è molto personale e superarla, quindi equivale a attraversare ed andare oltre. E allora 5 foglie rigide che circondano la rosa equivale ad alzare la mano che si erge su 5 dita, come il calice della rosa su 5 sepali, immagine di 5 dita, e la rosa è la coppa di benedizione che ognuno di noi dovrebbe e deve volgere verso l'Eterno. E in questo voglio citare un salmo, salmo 116, versetto 13, dove dice: io solleverò la coppa della salvezza. Quindi lo studio della Torah, della parola della Torah presso i cabalisti sono ed è oggetto di studio, di meditazione. La Torah è detta anche legge del cielo, perché tale è la sua provenienza, poiché rivelazione suprema si commenta qui con il commendo fatto sulla terra, e il dar nome e ricercarlo viene interpretato e conforme al gesto della divinità di creare, articolare, verbalizzare. Quindi il mio augurio è l'augurio che ognuno di noi trovi la propria rosa cabalistica nel segreto del suo nome. Io vi ringrazio.